Salve, e benvenuto al nostro amico Libro che vuole dare spazio alle donne e molto volentieri, ma naturalmente facendo riferimento anche a un mondo di uomini e dunque alla città, al territorio. Partiamo ancora una volta dalla sacra scrittura non direttamente con testi esegetici come facciamo più spesso, ma con due testi che comunque si riferiscono al mondo biblico. Partiamo da questa pubblicazione di Città Nuova nella collezione Testi Patristici fondata dal nostro professor Quacquarelli di Giovanni Crisostomo, Omelie su Davide e Saul. E dunque Omelia fa riferimento a una intensa predicazione e premura pastorale di questo padre della Chiesa che volutamente tiene un discorso piano, esplicativo e invita a imitare la pazienza di Davide, a evitare gli eccessi di collera i propositi omicidi di Saul, inutile dire che in questa storia di Davide e di Saul entrano, e come anche le donne, le rispettive, rispettive mogli, figlie eccetera, e dunque entra in questo ambito. Da sottolineare un lungo escursus sul teatro, dicevamo che Giovanni Crisiostomo ha questa premura di tenere un discorso piano, un discorso accessibile, un discorso pratico e nel mondo del IV secolo in cui si muove c'è anche questa tentazione per i cristiani di frequentare i teatri e dunque anche sia la tentazione di lasciare la liturgia si ha anche il pericolo di lasciarsi trasportare da scene da storie che, come diceva molti secoli dopo Papa Luciani, non incoraggiano la virtù. E se la donna incontrata per caso in piazza e vestita come capita spesso attratto con lo sguardo colui che l'aveva guardato con curiosità, coloro che sono andati agli spettacoli, non senza artificio né per caso, ma spinti da un desiderio che porta al disprezzo persino dell'assemblea, che vi hanno trascorso la giornata e che sono rimasti inchiodati agli occhi di quelle donne senza onore, come potranno dire che non hanno guardato per desiderio? E via di questo passo contro il teatro, il luogo in cui vi sono discorsi dissoluti, canti di prostitute, voci che procurano piacere, ombretti per gli occhi, trucchi per la guancia, eccetera. Un discorso che non è poi così lontano anche dalle realtà in cui noi viviamo. E da questo testo patristico a un... Potremmo quasi dire romanzo storico, perché fratel Michael Davide, con questa parabola di Ester, con il male si scherza e siamo alle pubblicazioni della San Paolo. Intanto con il commento al testo biblico riportato brano per brano, commentato, abbondano anche i riferimenti più vari. Al mondo, oltre che al mondo biblico naturalmente anche ai testi patristici alla letteratura anche moderna inoltre poi come indica il sottotitolo con il male si scherza fratello davide si diverte per così dire anche a tracciare un parallelo tra il significato biblico il mondo biblico e ancora una volta il mondo in cui noi oggi viviamo, quindi fondazione di tradizioni puramente ebraiche, ma anche applicazione al mondo d'oggi. Purim diventa, per ordine di un re pagano, la festa in cui si deve ricordare che la sorte, per quanto segnata e apparentemente irrevocabile, si può cambiare e si deve cambiare non semplicemente aspettando l'intervento di Dio, ma mettendosi in situazione perché le cose cambino. E dunque lotta e festa. E poi l'ossimoro, cioè la contraddizione, il paradosso, l'ossimoro esistenziale, si istituisce una festa che si identifica con una grande e sanguinosa battaglia all'ultimo sangue. Guerra e festa sembrano il duplice taglio dell'unica spada di una ricerca di verità e di giustizia irrinunciabile. Poi ancora il tema del banchetto. Banchettare significa gustare il dolce sapore della vittoria. Se non andiamo troppo lontani, facciamo un riferimento anche a un titolo, se volete, problematico ma suggestivo del professor Cardini che a proposito delle crociate parla di quella festa crudele. E veniamo a una seconda serie che allarga il discorso da Shalom, Santa Faustina e la Divina Misericordia, in sopra coperta già l'immagine diventata classica, molto nota. L'immagine è costruita a partire dalla testimonianza della suora, poi canonizzata, che vede il cuore di Gesù dal quale partono dei raggi e la copertina a colore appunto dà un'idea abbastanza precisa di questa visione secondo il racconto di Sor Faustina, un fascio di luce di color rosa e l'altro di colore celeste-azzurro. E qui naturalmente il tema della Divina Misericordia, come sempre, queste pubblicazioni della Shalom, riccamente illustrate: con i luoghi in cui questa donna, questa suora è nata, poi il convento, la ricerca della propria strada, della propria vocazione. E poi le visioni, queste visioni della Divina Misericordia che hanno ispirato anche in modo particolare sia il Santo Papa Giovanni Paolo II sia Papa Francesco, che ha indetto appunto un giubileo particolare sul tema della Misericordia. Ancora una religiosa, e siamo alle edizioni ferie della Comunità di San Leolino di Carmelo Mezzasalma, che è il fondatore, il superiore di questa comunità, sul cammino di Dio, Madre Maria degli Angeli, una biografia. E anche questa ricchissima biografia che si apre con una presentazione del volume che dà il carattere interiore, spirituale, sono una serie di colloqui, potremmo dire, quindi l'autore si premura non tanto di... Costruire con precisione stenografica i singoli avvenimenti biografici, ma dei racconti per andare al fondo della spiritualità, della interiorità di questa religiosa che possiamo vedere nell'inserto iconografico quando ormai è religioso, ma si ricostruiscono anche le altre vicende, i genitori, i luoghi dell'infanzia e poi appunto la consacrazione la frequentazione anche ma soprattutto attraverso corrispondenze epistolari con vari rappresentanti della chiesa, della società del mondo civile e politico fino all'età all avanzata dopo aver appunto dato vita a una famiglia religiosa e in qualche modo tornando alle origini bibliche questo volume della Vaticana per una mariologia carmelitana. Sono atti di un convegno escono in questa collezione Studi Carmelitani diretta da Luigi Bordiello dei Carmelitani scalzi e sono diversi contributi come possiamo vedere nell'indice che affrontano i vari aspetti i legami che si istituiscono tra questa realtà della Madonna del Carmelo che fa appunto riferimento a questa montagna biblica, ai riferimenti appunto della Sacra Scrittura e poi lungo i secoli una devozione ininterrotta con figure anche di santi beate, come bene scrive Cettina Militello, una cara vecchia amica, nella conclusione, il Carmelo è tutto mariano e ripresenta appunto sinteticamente i vari interventi per sottolineare questa ricchezza di loci, di connotati teologici, teologali, ecclesiologici, pastorali, antropologici, iconologici ed ecumenici e via di questo passo per sottolineare appunto questo legame che dice Cettino Militello è ininterrotto ed è essenziale tra Maria e i carmelitani. E allora andiamo avanti con una figura notissima, Bernadette Soubirou, la veggente di Lourdes, una biografia classica, dobbiamo dire, di François Trochu, Bernadette Soubirou, di con prefazione di Giovanni Ricciardi dalla Marietti 1820 come vedete una ampia ricca dettagliata biografia che comincia dall'ambiente contadino pastorizio di questa fanciulla illetterata che ha l'avventura di parlare con la signora le difficoltà che incontra nel piccolo mondo in cui lei vive poi Lentamente viene fuori la verità, cioè viene creduta, viene riconosciuta l'autenticità delle visioni. E poi la vita religiosa, una vita religiosa molto modesta, segnata anche da una comprensibile curiosità che la circonda, dalla quale deve difendersi, ma che dà anche a lei l'opportunità di tornare a parlare di queste visioni. Poi, come sappiamo. Le parole Io sono l'Immacolata Concezione nel 1858, quando ormai la definizione dell'Immacolata Concezione era mh, di quattro anni prima, quindi conferma di questo intervento magisteriale. Allarghiamo il discorso, stiamo parlando di donne, ma non solo. E allora, intanto, da Progedit di Bari, a cura di Ettore Catalano la fortuna di Boccaccio nella tradizione letteraria italiana e quindi il collegamento con la ricchissima tradizione che parte con Dante Petrarca, appunto è Boccaccio. e Boccaccio, è purtroppo, dobbiamo dire, un, un incidente classico. Il dottissimo professor Tateo che comincia alla grande... L'argomento della giornata di studio in occasione degli 800 anni, e invece sono 700 anni, perché appunto il volume è in occasione del settimo centenario della nascita dello scrittore. Ma al di là di questo lapsus che veramente fa sorridere, vediamo le due Bologna e le due Napoli. Boccaccio nasce a Certaldo, si muove ormai viene riconosciuto il ruolo diciamo così, pubblico, sociale, politico del grande scrittore, era partito già con Dante e Petrarca, ma andando avanti appunto, si afferma sempre di più questo ruolo, e poi non soltanto il boccaccio del Decamerone, ma anche il corbaccio, questo romanzo dove Corbaccio può significare sia l'animale sia una maschera ridicola, poi la commedia italiana, la narrativa, il modello del Decameron nella novellistica di Giovanni Battista Casti, Ugo Foscolo, lettore e commentatore del Decameron, ricordiamo che è stato professore di letteratura italiana a Bologna, Fino a svevo, quindi siamo al Novecento, ma anche le fortune cinematografica e la letteratura per l'infanzia. Vediamo un piccolo riferimento che ci ha incuriosito fra le tante ricchezze di questo volume. E insomma, permetteteci questo come per l'episodio di Elisabetta Giotto Pasolini. Quindi stiamo parlando di Boccaccio nel cinema e Pasolini appunto ha dedicato un film al De Camerone. Giotto Pasolini inquadra tra la folla i personaggi di Pietro e Donno Gianni, il contadino barlettano, guarda un po', e dalla Progedit alla Olski, che nella biblioteca dell'Archivum Romanicum pubblica di Massimiliano Rossi Unione e diversità. L'Italia di Vasari nello specchio della Sistina. Vasari che pubblica le vite dei pittori, scultori, architetti più illustri, è stato lui stesso pittore e qui appunto si dà conto molto dettagliato con testi e immagini dei suoi interventi nella Sistina, la Sistina che è legata naturalmente a Michelangelo, il quale poi è appunto l'idolo, possiamo dire, di Vasari nelle vite, nella Sistina ci sono anche interventi di Vasari e di altri colleghi pittori che qui vengono illustrati, ripetiamo, non soltanto attraverso i testi, ma anche con figure che fanno vedere l'attività. Di Vasari, da cui il titolo Unione e Diversità, perché c'è anche questo, questa attenzione a questa molteplicità di interventi, i quali conoscono anche, ecco, le abbiamo sotto gli occhi quasi a caso, un certo prete dell'asino che io credo, scrive eh, l'autore, a proposito del bronzino, il prete dell'asino al bronzino, e poi, sonetto che si conclude con del divin bronzo è vinta la natura, e poi abbiamo la risposta del bronzino, non por natura il senso della parola, eccetera, per dire che è dedicata anche ampia, attenzione intanto vediamo l'inserto a colori, che fa vedere ancora questi interventi nella Sistina di Vasari, ma anche di altri pittori italiani e stranieri su questi temi che vengono studiati nel volume. Stavamo dicendo quindi non soltanto queste pitture, naturalmente non manca Michelangelo per far vedere l'ambiente, ecco perché... Unione e diversità nello specchio della Sistina, dicevamo non soltanto i pittori ma anche gli interventi letterari, noi abbiamo visto quelle di Bronzino, ma anche altri autori come il Pontormo che pure hanno lasciato qualche testimonianza scritta. E passiamo così a una sezione in cui a mano a mano ci avviciniamo, per così dire, a noi partendo dalla serenissima... Di Letizia Lanza, nella collezione Donne nella Storia, Segni, Tracce, Percorsi di Letizia Lanza, Donne e Società, Genealogia di Generi ai tempi della Serenissima. Un bel volume, ricco volume della Aracne, dove possiamo immaginare la ricchezza di situazioni che. Si producono in questa repubblica che ha vissuto secoli gloriosi e che ha conosciuto anche, insieme alla ricchezza, allo sfarzo, alla moda, anche la corruzione, mh, libertà delle donne, delle cortigiane, eccetera, insieme a qualche episodio particolare, per esempio le monacazioni forzate. E qui si fa. Riferimento a queste situazioni di famiglie ricche che, per non disperdere, per non dissipare il patrimonio, riservavano al primo figlio tutto il patrimonio e inducevano le figlie, che non si riusciva a maritare in modo conveniente al convento, al monastero. E allora abbiamo, per esempio, la Tarabotti che scrive. Su sull'inferno monacale, chi per legge politica abusa la legge cristiana merita di essere cancellato dal libro della vita. Avete troppi figlioli, liberatevene, conservandone uno solo per famiglia, come fanno i turchi che voi già imitate anche nel far serragli di donne. Seria molto minor peccato che seppellir vive le vostre carni. Insomma, parole veramente forti, dove il Senato medesimo a patteggiare l'accettazione del chiostro da parte di tante adolescenti. Ed ecco che cosa scrive la Tarabotti. Si erano, no, è il patriarca Giovanni Tiepolo che invoca carità e comprensione. Leggiamo si erano confinate tra quelle mura non per spirito di devozione ma per impulso delle loro famiglie facendo della loro libertà un dono non solo a Dio ma anche alla patria al mondo, ai loro parenti pensate cosa succederebbe se le duemila più donne nobili che in questa città vivono rinserrate nei monasteri come quasi in pubblica tomba avessero potuto o voluto altamente disporre di loro stesse che confusione, che danno, che disordine, quali pericoli, quali scandali e quali mali conseguenze si si vedute per le case e per la città e quanti riflessi di molestie e di indecenze alla pubblica pace. Insomma, una triste realtà che pure va regolata, scrive il patriarca, ma che risponde a certe esigenze di ordine pubblico in una città in cui appunto il mal costume imperversa. E veniamo a un romanzo della PM di Corche Dias, la collezionista di lettere, che a partire da un fenomeno storicamente documentato, cioè si ricorderà che durante la seconda guerra mondiale la Spagna che era stata già afflitta da una ferocissima guerra civile dal 36 al 39 rimane Neutrale. Allora c'è una, una moglie che scrive al re Alfonso XIII per pregarlo di intervenire a favore del marito prigioniero. E poi a mano a mano arrivano altre lettere, ecco la collezionista di lettere, il re istituisce un comitato che raccoglie informazioni, collega... collega le famiglie con i prigionieri cerca di intervenire a loro favore. Ecco il titolo appunto La collezionista di Lettere qui vengono dati dei riferimenti abbastanza precisi per cui ripetiamo senza voler usare l'espressione impegnativa di romanzo storico c'è questo riferimento concreto. È ancora dalla Carocci di Daniela Baroncini, Artifici del piacere, moda e seduzione femminile nella letteratura contemporanea. Quindi, come si può immaginare, si costituisce questo, questo rapporto, vediamo appunto nell'indice: la femme fatale, lo spettacolo, le cortigiane, le cocotte. Salomé, che viene rappresentata a teatro, ricordiamo la Salomé di Oscar Wilde, e poi Flappers e Garçon, tipi di donna particolare, diciamo così, all'italiana le maschiette. E vediamo un paio di riferimenti, per essere sempre molto concreti. Nel fascino oscuro del vampirismo femminile poteva sfuggire a Baudelaire, Vediamo cosa scrive Baudelaire, l'autore delle Fleurs du Mal. «Dalle labbra di fragola la donna contorcendosi serpente sulla brace modellando i seni contro il ferro del busto lasciava che parole impregnate di muschio colassero la bocca umida e so in un letto a perfezione la vecchia coscienza portare a perdizione». Sui seni trionfanti so asciugare ogni pianto, so far ridere i vecchi del riso degli infanti. Per chi mi vede nuda e senza veli, sono la luna e il sole, sono le stelle e il cielo. Sia che soffochi un uomo nel mio abbraccio tremendo, sia che ai suoi morsi il petto e le braccia abbandoni, timida e libertina, delicata e robusta sono, caro sapiente, così dotta in piaceri. Che sui miei materassi tumultuosi si dannerebbe un angelo impotente. E vediamo ancora a proposito di seduzione, perché tutto il libro è intessuto appunto, come dice giustamente il titolo: Moda e seduzione femminile nella letteratura. A conclusione, ancora da Baudelaire, a una autrice contemporanea, Amalia Guglielminetti, Le seduzioni. Colei che ha gli occhi aperti ad ogni luce, comprende ogni grazia di parola, vive di tutto ciò che la seduce. Io vado attenta perché vado sola, è il mio sogno che sa goder di tutto, se sono un poco triste mi consola. In succo ho spremuto ogni buon frutto, ma non mi volli saziare ancora, nessun mio desiderio andò distrutto. Perciò, pronta al fervor, l'anima mia adora. Per la sua gioia senza attender doni e come un razzo in cielo notturno ogni ora mi sboccia un riso di seduzioni. Mettiamo tra questi ritratti di donne, di seduttrici, di cortigiani, eccetera, eccetera, questo ero gay di Luca di Tolve. Forse ricorderete qualche anno fa. Luca era gay, che a Sanremo fece scalpore. Ecco, Luca di Tolve. Che pubblica ancora un'edizione di questo Ero gay, A mediugori ho trovato me stesso, da città ideale, racconta la sua infanzia, l'ambiente familiare problematico, la tendenza omosessuale, una vita appunto di abbandono a questa tendenza omosessuale, con tutto ciò che comporta di relazioni anche a pagamento la cosa più squallida, la droga, eccetera. Poi ecco, risale la china, va a Mediugorie, si sposa, fonda un'associazione, e insomma il significato di questa pubblicazione che noi condividiamo pienamente è che l'omosessualità è anche, diciamo almeno, è anche una malattia, che l'omosessualità... Almeno possiamo proporre l'ipotesi: si può e si deve curare? E veniamo, a un'altra piccola sezione. Dicevamo all'inizio: parliamo di donne, anche di uomini, ma anche di luoghi. E allora, intanto, molto vicino a noi, vari personaggi. Di Rino Bizzarro da Levante, e sono vari personaggi. Del mondo della politica, dello spettacolo, della letteratura e naturalmente fra i tanti personaggi, ne scegliamo doverosamente per gratitudine alle edizioni Levanti, il profilo di Mario Cavalli, editore a Levante. Qui una sua immagine e poi il profilo, l'attività della tipografia. Della casa editrice, la famiglia e poi naturalmente una tradizione che continua, come si può ampiamente vedere nella conclusione. Un altro luogo ci allontaniamo, ma non dispiacerà ai cittadini, agli abitanti di Barsi, diciamo una città di ben altro rilievo con un personaggio di grandissimo profilo di Giancarlo Baldini, la vocazione sacra di Firenze, la città della pace, secondo il pensiero di Giorgio Lapira, dalle edizioni Segno. Per correttezza, per onestà, dobbiamo dire che il volumetto prezioso contiene numerosissimi errori di citazioni, di titoli, di opere, di autori, soprattutto stranieri regolarmente scritti male, in modo scorretto. Detto questo, per correttezza, diciamo che il volume appunto è molto bello, molto prezioso, perché è grande la figura di Giorgio Lapira, il sindaco santo di Firenze, che da Pozzallo in Sicilia arriva a Firenze, prima studente, poi docente universitario, poi sindaco, e la sua opera per la pace. Per il dialogo tra le nazioni, tra le città. E qui vengono, ripetiamo, è prezioso questo documento, vengono riprodotti molti suoi interventi, tra l'altro, come stiamo vedendo, appunto, con foto che lo ritraggono con personaggi politici della cultura, dello spettacolo del mondo intero che, alla quale lui, al quale lui ha voluto portare questo messaggio evangelico. Dunque la vocazione sacra di Firenze, la città della pace, secondo il pensiero di Giorgio Lapire, dalle edizioni Segno. Mentre dalla Levante di Bari, di Rino Bizzarro, Bari, così e fra i tanti personaggi, naturalmente, abbiamo ricordato il fondatore della Levante, Ero gay di Luca di Tolve, da città ideale, un messaggio di speranza di coraggio, perché no, di conversione a quanti ritengono che l'omosessualità sia inevitabile, sia naturale, sia irreversibile. E, siccome parliamo soprattutto di donne in questa puntata del Micolibro, di Daniele Baroncini, Artifici del piacere, moda e seduzione femminile nella letteratura contemporanea da Carocci. Abbiamo visto due citazioni, una di Baudelaire e l'altra di un'autrice contemporanea, su questo mondo affascinante ma anche artificioso appunto. Una specie di romanzo storico da PM di Corche Dias, la collezionista di lettere, che riprende un episodio storico documentato, cioè l'intervento di Alfonso XIII a favore di prigionieri sia dalla parte francese sia dalla parte tedesca, è un bel volume della Arachne: uno spaccato sulla vita della Serenissima, Donne e Società di Letizia Lanza, con il fenomeno sul quale ci siamo soffermati perché è di rilievo delle monacazioni forzate. Abbiamo citato la Tarabotti, autrice di un famoso Inferno monacale, il titolo è preciso, ma anche di un patriarca che in qualche modo deplora ma spiega, tra virgolette, il fenomeno. Due volumi che ci portano rispettivamente alla Sistina a Firenze di Massimiliano Rossi, Unione e diversità, l'Italia di Vasari nello specchio della Sistina e abbiamo scorso le numerosissime illustrazioni sia in bianco e nero sia l'inserto a colori, ma abbiamo citato anche alcuni versi del Bronzino, un noto pittore, che, si scri che scrive anche um, dei sonetti e um, contiene anche altri brani letterari. Mentre da Progedit, a cure di Ettore Catalano, quindi diversi interventi. La fortuna di Boccaccio nella tradizione letteraria italiana non può essere diversamente che questo grande autore del Da Camerone, del Corbaccio, a cui si ispirano vari autori, abbiamo citato il Casti per le novelle, ma anche Ugo Foscolo, professore di letteratura a Bologna. Una santa, La Vegente di Lourdes, Da Marietti di François Trochu, Bernadette Soubirou, una biografia completa a partire dall'ambiente dell'infanzia, della povertà, della... Miseria, dobbiamo anche dire, di questa ragazza illetterata, ma semplice, buona, alla quale la Vergine si rivolge per dire Io sono l'Immacolata Concezione confermando il dogma della Chiesa di quattro anni prima, 1854, e poi la vocazione religiosa, la vita modesta e santa nel monastero. Alcuni volumi che hanno allargato il discorso per una mariologia carmelitana dalla libreria editrice vaticana con vari interventi che collegano l'esperienza biblica del Carmelo a cui si ispirano i carmelitani con una storia ininterrotta di santi, di beati, di devoti, come scrive nella conclusione Cettina Militello, un rapporto stabile e forte tra la Vergine e l'ordine carmelitano. Un'altra santa, guarda caso, di Carmelo Mezzasalma, sacerdote, fondatore, superiore della comunità di San Leolino, per l'edizione Feria sul cammino di Dio madre Maria degli Angeli: appunto, una biografia che mira a dare certamente i dati essenziali biografici, ma soprattutto a scavare. Nella interiorità attraverso vari racconti, non tappe della vita, ma racconti. Mentre Santa Faustina Kowalska e la Divina Misericordia in questo volumetto dello Shalom che già in, della shalom che già in copertina porta l'immagine di Gesù Misericordioso del cuore Misericordioso di Cristo con questa visione di raggi. Di colore rosa e di colore celestino che partono dal cuore di Gesù. E nel volume, come sempre, riccamente illustrato, dei luoghi della vita religiosa del Messaggio, che, come sempre, si chiude con delle notazioni di carattere devozionale. E concludiamo con un volume dedicato a un luogo di uomini e donne, il Friuli, la nostra casa dalle edizioni della biblioteca dell'immagine di Pordenone. È il catasto del 1831, all'inizio naturalmente varie introduzioni, presentazioni che presentano la storia di questo territorio, un catasto avviato con Napoleone, c'è stato un piccolo periodo di dominazione francese, e Napoleone si caratterizza insieme a tanti altri misfatti anche per una promozione civile, legale, legislativa eccetera, poi continuata con gli austriaci che dopo Campoformio diventano i dominatori del luogo, allora comune per comune, vedete ci sono i dati di questo catasto del 1831 con le piante, con le indicazioni dei luoghi, è un volume che si può sfogliare utilmente ma anche piacevolmente con questi colori che rappresentano in concreto un territorio con cui chiudiamo questa puntata di Amico Libro che... Abbiamo voluto dedicare alle donne senza dimenticare gli uomini e i luoghi. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima.